dispiace veramente, ecco, la prima nota negativa è la battuta di Bernabieri, non mi aspettavo quella battuta, quindi mi ha un po' gelato. Ha detto, è venuta a Rocca di Papa, che io ritengo la città più bella del mondo, ed è così. È un bel paese. E si bisogna conoscerla per apprezzarla. Con un'edilizia, con l'iniziale scellerata, perché all'inizio del paese. All'inizio sarebbe. Sì, questi palazzoni così. Non abbiamo palazzoni. Però moderni, appiccicanti al nuovo, anche con dei colori che non si combinano, che non si armonizzano. Ma può essere tutto. Salendo per la serata. Non ho proprio appiccicati, sinceramente non so dove sta. Con alcuni esempi di cemento che ci sono. Vabbè, comunque, io accetto tutto. Vabbè, poi il paese, dalla piazza è un paese meraviglioso. Ma io lo conoscevo già, perché ci ho fatto matrimoni, ci ho fatto un campo scuola, quindi sono contento. Dalle suore qui, c'è una casa di suore. Sono parecchi i conventi, abbiamo almeno 10-12 conventi, alcuni sono chiusi e me non utilizzati, quindi è una cosa che questo intanto veramente mi fa veramente piacere, la nostra concittadina che non conosceva questo suo impegno proprio di questo senso di libertà che noi dobbiamo sempre cercare, e lo cerchiamo se compattiamo veramente quello che dicevamo prima del Bernabiello, che è una provocazione che io accetto, quello di rispettare quello che sono le nostre radici. Nello stesso tempo, questo significa appartenenza, noi dobbiamo riuscire ad avere anche le ali per poter volare. E volare significa anche la libertà, chi comparte, come l'autore del libro, come Bernabiello, tanti che sono impegnati per la lotta contro la mafia, le mafie, credo che hanno proprio questo stile di libertà. Noi siamo veramente contenti. A me dispiace che non vedo veramente la nostra gente presente in questa occasione. Benché su questo argomento ci sono state anche iniziative significative, non più tardi Luca lo ricorderà, lui tra l'altro porta avanti l'impegno della stampa locale, e quindi è stato cibo per i suoi eventi, la provocazione di Bernabiello, e io ci ritorno, non mancherà un attacco feroce al sindaco, questo gli hai dato un bell'assist. Non ci conoscevamo. Però mi pare che ha chiarito bene. No, quindi mi dispiace veramente, perché tra l'altro c'è anche un bel gruppo che io guido con tutte le mie difficoltà, le mie deficienze, il gruppo di maggioranza dove ci sono molti giovani impegnati, e io sono arrivato convinto che loro potevano, insomma, la loro presenza, ma non li ho visti, e questo sicuramente consentirà a me di fargli una bella tiratina d'orecchie, perché sono questi i momenti che dobbiamo dimostrare che ci crediamo veramente, quindi al di là delle ritualità, delle varie liturgie che non servono a nulla, la presenza e testimonianza, ma attraverso la testimonianza significa pure rivedere in noi stessi quello che stiamo facendo all'interno della nostra comunità. E non più tardi di qualche mese fa, grazie ai nostri giovani, l'aula per la verità era piena, ma non perché per il tuo libro ci mancherebbe, anzi secondo me qualcosa probabilmente non ha funzionato, perché c'è sensibilità nella nostra comunità. Noi abbiamo voluto affrontare l'argomento appunto che si tratterà stasera nel libro di Pietro Nardiello, con un testimone che veniva da Pomigliano d'Arco, che è un testimone scomodo per la verità, un pentito, uno che ha avuto a che fare comunque con il fenomeno camorristico nella provincia di Napoli, ed è venuto qui a testimoniarlo, quindi è stato veramente molto bello. Quindi la comunità stessa ha vissuto un momento proprio forte. Non v'è dubbio che c'è stato anche un episodio qui nella nostra comunità, lo ripeto così soprattutto per i nostri ospiti, nella parte alta verso la nostra frazione, Rocca di Papa, vedete, è questa rocca,
bella arroccata così, c'è tutto una, come dire, tre livelli, la parte bassa che è residenziale, il centro storico e il borgo medievale, la parte alta che non si vede e che lui conosce, l'alto piano di Campi di Annibale, e da lì si accede facilmente poi nel cuore del nostro patrimonio boschivo. Voi pensate, c'è un patrimonio meraviglioso di oltre 1550 ettari di bosco che è di proprietà della città, proprietà pubblica, proprietà nostra, di tutti, che noi dobbiamo voler bene. E poi, ecco, tra diciamo, il patrimonio e la frazione lì c'era una struttura, tra l'altro realizzata da un figlio di buona donna, lui indagato. Ricordo che quando sono venuto qui, è successo 3 anni fa, un corpo speciale che stava facendo questa indagine, che fece il primo sequestro di beni all'interno del nostro territorio, di questa famiglia, e io spontaneamente dissi a questo corpo speciale: dimostriamo veramente di crederci che lo Stato esiste e che questi veramente continuano a fare il loro comodo, la devono smettere. Quindi io mi faccio subito la proposta di poter prendere questo bene e poi quindi riuscire a realizzarlo, a farlo diventare un bene comune. Tant'è vero che dopo 2 giorni mi chiamò questo magistrato della DIA, dice, direi proprio in 1 settimana è stato dato questo bene alla comunità. Quindi è una cosa che per noi è stata molto significativa, gente che veniva da Roma, quindi veniva qui, quindi era soltanto per utilizzarlo e per il loro scopo. Noi dobbiamo crescere con questa libertà, tutti gli atti, tutte le iniziative che dobbiamo fare devono comunque avere questo filone in tutte le espressioni, significa sì, molto spesso anche il fatto di avere gli atti amministrativi in modo trasparente, cioè alla luce del sole, dove non devono a nascondere proprio nulla, secondo me, per me amministratore, per me sindaco, è il mio impegno quotidiano. Poi ci sono tante altre cose belle, e questo certamente dà soddisfazione, ci gratifica, per chi oggi, e Daniele devo dire, ha fatto un'altra provocazione interessante, quando mi ha salutato e ha detto buon lavoro, sa in che situazione noi oggi ci troviamo, che è la trincea, ma ci dobbiamo stare, non dobbiamo sfuggire. Questo per me è stata un po' la mia storia, quella di, anche se oggi è un momento drammatico, proprio perché è così forte il momento, noi dobbiamo dimostrare di non scoraggiarci, anzi ci dobbiamo impegnare di più, e questa è la voglia che abbiamo, e oggi anche la vostra presenza direi anche un incitamento a fare anche meglio e fare di più, e direi anche su questo riuscire magari a programmare un ulteriore incontro dove vediamo cercare di recuperare il tempo perduto, questo mi pare importante, grazie. Intanto bravo, vogliamo un amico che mi ha scritto, sì, da Napoli, esatto. Io sono quello della provincia di Napoli, di dove? San Giuseppe Vesuviano.